quello che è la differenza tra ieri e oggi con questo qua? La differenza è che oggi ho giocato come devo giocare sempre, nel modo giusto. Cioè come? Sono entrato in campo subito carico, però allo stesso tempo rilassato, lasciando andare il braccio, i colpi, non pensando troppo. Semplicemente giocando il mio tennis, ho abbassato l'assetto, mi sono messo un pochino più dietro, perché lui comunque gioca molto profondo e spinta, così ho più tempo per ribattere. Mi sono messo a correre da una parte all'altra del campo. Quanto hai corso oggi? Entrare sempre sopra la palla, non mollarne mai una, e quindi poi alla fine sono riuscito a giocare come... Quanto hai corso oggi? Tantissimo, quanto dei recuperi... Pazzeschi? Sì. Quanta grinta ci hai messo? Tanta. Ok, su che cosa abbiamo lavorato in questi giorni che hai messo in pratica oggi? Abbiamo lavorato sulla solidità mentale, che è quello che ho messo in pratica oggi. A livello tecnico, te lo ricordi? A livello tecnico abbiamo lavorato sul stendere basse le gambe, l'assetto, e fare... E sul rovescio? Sul rovescio, quando... cercare di entrare sempre dentro la palla, non alzandomi o andando indietro. Hai visto la differenza? Sì. Ok, allora ascoltami. Adesso c'è uno che è un tuo amico e tu gli spieghi che cosa hai vissuto oggi, proprio come stato mentale. Prova a spiegarglielo. Mi sono sentito bene, sentivo bene tutti i colpi, ero sempre carico dall'inizio alla fine. Mi sono divertito a giocare, anche perché comunque giocavo con uno che giocava bene, che era comunque divertente giocare. Ho cercato sempre di fare le cose giuste, senza fare cazzate o mollare neanche un punto. Quindi prendo tutto. Ma com'era la cosa emotiva, cioè la carica emotiva per poter giocare a sti livelli? No, com'è? Prima di iniziare il punto, com'eri? Sempre? Ero sempre concentrato. Al top. Cioè sempre come emotivamente una mina. Contento. Giusto? Sì. Acceso. Cioè, più che anche contento, eri proprio al furore agonistico, giusto? Sì, carico. E hai visto che quando sei nel furore agonistico smetti di pensare e che colpi ti escono? Sì. Ok. Franci. Sì. È lì che dobbiamo arrivare con te. Sì, assolutamente.